Buongiorno amici di Svegliate Alessandria, oggi 20 novembre siamo qui per una breve intervista a Fabrizio Priano, presidente del comitato Deposito Scorie Radioattive in provincia di Alessandria. No grazie. No, grazie. Faremo due domande a Fabrizio Priano. La prima gliela porrà il nostro amico professor Luigi Manzini. Benissimo. Allora, intanto ti ringrazio per averci ospitato in questa tua nuova sede e voglio farti questa domanda, penso che interessi tutte le persone che in questi mesi ci hanno visto un pochino, diciamo, non presenti sul dibattito a proposito della vicenda del deposito delle scorie nucleari. Intanto ricordo che il Comitato ha raccolto l'inverno scorso a questo punto firme, migliaia di firme, ha fatto volantini e si è impegnato tanto, ha reso, tra i primi ha reso molto come dire, interessante, molto utile il dibattito sulla questione. E abbiamo saputo, ci sono delle novità, le abbiamo lette, vogliamo sapere il punto di vista, la tua valutazione delle cose e a che punto sta la vicenda che riguarda i siti che erano stati individuati in provincia delle Sacche. Ma intanto bisogna dire appunto che il comitato è nato lo scorso gennaio, subito quando il giorno dopo, probabilmente il primo come comitato in assoluto, ma il nostro era un comitato solo di cittadini, spontaneo, a cui hanno partecipato poi migliaia di persone dopo la prima fase in cui l'abbiamo, diciamo, creato in una decina di amici nel giorno dopo, sì. Quando abbiamo letto questa notizia per noi terribile, e ci siamo mossi per riuscire a in qualche modo ostacolare, fermare, e quindi abbiamo detto: cosa facciamo proprio? Cerchiamo di informare la popolazione, intanto vediamo come evolvono le cose, raccogliamo firme. Abbiamo costituito questo comitato spontaneo che ha iniziato a lavorare subito e devo dire con una grandissima partecipazione di pubblico, di persone che sono venute a firmare spontaneamente, che ci hanno cercato, ci hanno mandato messaggi e abbiamo fatto in quella fase una grandissima sensibilizzazione. Abbiamo preso dei contatti con alcuni comuni, con alcuni sindaci, io ho partecipato come presidente, ma anche altri di noi hanno partecipato a iniziative fatte dai comuni, ne ricordo una, peraltro era inverno pieno, quindi faceva freddissimo, in tutte le manifestazioni che facciamo siamo tutti imbacuccati, sì. Perché faceva freddissimo, a Quarniento, in quella chiesa che utilizzano come centro congressi sulla piazza del paese, dove hanno partecipato diversi cittadini, ma anche sindaci della zona, sindaco di Quarniento, l'ex sindaco Benzi, che ha dato una grandissima mano non solo a questo comitato ma in generale alla battaglia contro il nucleare, con degli studi approfonditi, lui è ingegnere ed è molto in grande, sì, conosce ricordo. Molto bene la materia, ha fatto un grande lavoro, così come c'era il sindaco di Fubine, Lino Petazzi, che è anche onorevole parlamentare della Lega, e quindi ci ha dato una grande mano. Ecco, tutte queste iniziative cosa hanno portato? Hanno portato intanto a vedere poi che oltre al nostro sono nati tantissimi altri comitati, sì. Alcuni formati da comuni. Abbiamo visto che poi la mobilitazione è partita, cioè i comuni si sono mossi, hanno fatto le osservazioni, hanno fatto tutto quello che in qualche modo dovevano fare. Ci sono stati poi provvedimenti anche presi dalla regione, dalla provincia e dai nostri parlamentari, non solo nostri parlamentari. Segnatamente ricordo quella mozione che era il primo firmatario Molinari, ma che ha firmato anche Fornaro, quindi sì. Assolutamente condivisa, che ha di fatto dato delle direttive al governo, che ricordiamo è obbligato a rispettare le mozioni del Parlamento, peraltro votata praticamente all'unanimità quella mozione, e su questo fronte, diciamo, abbiamo visto nei mesi successivi delle risposte che erano le risposte che noi volevamo, perché poi il comitato spontaneo serve a far sì che i cittadini conoscono il problema, si muovono sul problema, ma poi chi deve dare le risposte sono le istituzioni. Quindi quando abbiamo visto che le risposte istituzionali erano assolutamente congrue, tutte concordanti contro questa iniziativa, devo dire trasversalmente a tutti i partiti, trasversalmente a tutti gli esponenti politici e a tutti i comuni, a prescindere dall'appartenenza politica del sindaco,
il nostro ruolo di fatto, per questo tu dicevi negli ultimi mesi non abbiamo fatto molto, sì, abbiamo fatto molto, stato, perché il nostro compito e scopo era quello di tenere alta l'attenzione, e abbiamo continuato a mantenerla chiaramente noi, pur non facendo iniziative. Abbiamo visto che in questi giorni c'è questa conferenza dei servizi che era prevista peraltro da questa procedura di una solita molto lunga, e abbiamo visto che per esempio l'onorevole Molinari ha fatto un question time. Sì, in cui chiedeva al ministro di capire se Sogin era stata informata, di questa mozione che era stata votata dal Parlamento all'unanimità e che impegnava di fatto, che escludeva di fatto i territori piemontesi, i nostri territori da queste aree. Il ministro Cingolani ha risposto, ho letto ieri il comunicato poi che ha fatto Molinari di soddisfazione, il ministro Cingolani ha risposto che assolutamente la Sogin è al corrente di questo, quindi non vediamo come possono non tenerne conto, e quindi stiamo aspettando. Sì. I sindaci sono intervenuti, ho visto anche alcuni altri interventi, quindi direi che la procedura sta andando bene, ma non bisogna assolutamente abbassare la guardia, la cosa non è risolta finché, io spero di sciogliere il comitato il giorno che sia risolto, che vuol dire che abbiamo finito. Fino a quel momento non sciogliamo. Perfetto, adesso a questo punto proseguiamo l'intervista con una domanda che il nostro amico Piero vorrà fare, vorrà proseguire con Fabrizio. Che cosa vuoi chiedere, Piero, per concludere la nostra chiacchierata? Sì, Fabrizio, la mia domanda è la seguente. Dopo ciò che si è detto e quello che abbiamo letto sulle pagine dei giornali della città, e abbiamo letto dichiarazioni abbastanza positive da parte di politici locali che si sono espresse su questo tema. Allora, noi possiamo a questo punto rassicurare i cittadini della provincia di Alessandria e soprattutto coloro che si sono avvicinati ai nostri banchetti per la raccolta delle firme e che si sono prestati a darci una mano con la loro partecipazione per dire no a questo insediamento, a questo sito, a questo deposito di scorie radioattive abbastanza problematico. E se fosse necessario, speriamo di no, speriamo che tutto vada bene, se fosse necessario, quale iniziative si potrebbe intraprendere per cercare di fermare un'ulteriore ferita al nostro ambiente, al nostro territorio alessandrino? Ma intanto ti ringrazio per la domanda. Dunque, dobbiamo tenere conto di una cosa, che no, sicuramente non si può, si può essere soddisfatti della posizione che è stata presa da tutti gli organismi politico istituzionale della zona, i comuni interessati, ma anche quelli non interessati, in generale i comuni della provincia di Alessandria, la provincia stessa, la regione, dove l'assessore Marnati ha ufficialmente dichiarato che secondo lui e secondo la regione nessuno dei siti individuati in Piemonte 8 sono idonei per vari motivi. Le varie mozioni che sono state presentate, quella importantissima Molinari Fornaro, per ricordare i due politici più noti della nostra zona che l'hanno firmata, che di fatto impediva la costruzione di questo, ma non impediva per motivi, perché noi non abbiamo fatto un'opposizione per motivi, come dire, più o meno perché siamo contro, no, abbiamo fatto un'opposizione sia come comitato, ma poi anche le nostre perplessità le hanno fatte loro, i comuni, e gli studi hanno dimostrato che lo studio di fattibilità che diceva che le nostre aree erano tra le migliori non teneva conto di tutta una serie di fattori, alcuni dei quali, tipo l'altezza della falda, la presenza di falde, non parliamo poi dell'UNESCO e tutto il resto, dell'agricoltura, sono tutte cose che abbiamo già detto. Sono comunque state prese in considerazione queste legittime adesso, e grazie a queste si è detto che sono criteri escludenti. Non bisogna dimenticare un ulteriore passo che il comitato ha fatto, che è stato quello, per primi unici, di proporre un ricorso al TAR.
Ora poi non lo abbiamo fatto noi perché l'hanno fatto proprio i comuni, quindi era molto più importante. La cosa importante è che il ricorso al TAR venisse fatto. Peraltro lo ha curato l'avvocato Meglia, che è uno dei fondatori di questo comitato e che è colui che fondamentalmente aveva curato e aveva seguito l'iter subito dall'inizio. Il ricorso al TAR, che tendeva ad escludere, chiaramente il ricorso al TAR l'ha fatto su una zona, perché non è che si può fare omnicomprensivo, l'ha fatto su una zona, su quella tra Castelletto, Quarniento e Fubine, l'hanno fatta loro, l'hanno firmato, l'hanno presentato i sindaci di Castelletto, Quarniento e Fubine, e quel ricorso al TAR è tuttora pendente. E anzi, se qualcuno pensava che il ricorso al TAR in questa fase potesse essere respinto, perché dato che la scelta non era ancora definitiva, potesse esserci la possibilità che il TAR dicesse no, io lo prendo in considerazione se la scelta diventerà definitiva, non adesso che dicono. Quindi Maurizio, Fabrizio. Quindi il ricorso al TAR è ancora pendente ed è una spada di Damocle notevole su quel territorio specifico, ma chiaramente ponendo problematiche su alcune delle caratteristiche che hanno anche altri territori, aprirebbe poi il fronte a tutta una serie di chiusure. Quindi ritengo che sotto questo profilo possiamo stare abbastanza tranquilli, però finché non si è detta la parola fine, cioè finché non viene individuato un altro sito o finché non ne vengono individuati alcuni, magari possiamo dire che è un passo positivo, è stato preso in considerazione l'eccellenza del nostro territorio e le problematiche del nostro territorio. Ma il comitato dovrà comunque continuare a vigilare, perché se dovesse non chiudersi l'iter come speriamo, cioè con l'eliminazione dei siti in provincia di Alessandria e più in generale degli 8 siti in Piemonte, dovremmo continuare la battaglia, e la battaglia credo sarà da portare a quel punto lì sulle piazze, cioè bisognerà andare a manifestare compatibilmente con tutte le regole. E noi saremo in prima fila. E certamente il comitato chiederà alle persone che hanno firmato, oltre che firmare ed esporsi firmando, di venire in piazza con noi a manifestare. E anche i politici locali, i sindaci. Allora ringraziamo l'amico Fabrizio Priano. E salutiamo gli amici di Svegliati Alessandria. Arrivederci. Grazie a voi, grazie a Svegliati Alessandria, che fate sempre un grande servizio per la collettività. Arrivederci a tutti, grazie. E buon fine settimana. Grazie. Arrivederci.